Ragazzi, io lo vedo molto pericoloso. Sì, anche perché io non so usare nulla. Giorgio, te ferma qua giù, così se ti chiedo di aprire l'acqua per vedere se arriva calda, ci vai te, così non faccio su e giù io dalle sale, va bene? Il babbo è in soffitta. Ragazzi, mi è venuta una super idea. Non so come si fa. Così, e pure su. Ma io l'avevo lasciata aperta. No, no, aiuto! Chi ha chiuso qui? Ma come ha fatto a chiudersi? Giorgia! Ragazzi, ma io non capisco. Giorgia è da questa mattina che è chiusa in camera. È quasi ora di merenda e lei dalla camera non è uscita. Oggi è festa, non è andata a scuola, ma neanche deve essere tutta la giornata proprio in camera. Giorgia! Giorgia! Che c'è, ma entra? Ok? Giorgia! Ma sei ancora in pigiama, cioè non ti sei vestita, c'hai una felpa e il pantalone del pigiama. Ma dai Giorgia, è quasi ora di merenda, è quasi buio e tu ancora non ti sei neanche cambiata. Scommetto non ti sei neanche lavato il viso, eh? No, non me la sono lavato. Ma comunque posso giocare con la casa, vai via. No Giorgia, basta. Ma dai babbo, oggi è festa, lasciami giocare, scusa. Dimmi, i compiti li hai fatti? No babbo, senti, oggi è festa, non c'è la scuola e i compiti non c'ho voglia di farli, voglio stare a giocare. Giorgio, lo capisco che oggi è festa, ma siccome domani hai la scuola, devi andare a scuola con i compiti fatti. Quindi adesso per piacere chiudi tutto e fai i compiti, se no incominci a arrabbiarmi. Uffa babbo, dai, non c'ho voglia, li faccio dopo. Ok, pazienza. Giorgia, facciamo così, tu fai i compiti ora subito, ok? E appena hai finito ti prometto che ti porto fuori a comprare un regalo, un giocattolo nuovo. Che ne dici? Un giocattolo? Un regalo nuovo? Sì, grazie mamma! Oh, visto? Abbiamo trovato un compromesso, però ora studia. Appena hai finito mi chiami e si va. Ok, dai, vai. Su, ora li metto a posto e faccio i compiti. Ho fatto italiano, geografia, scienze, ho fatto anche inglese e ora che c'ho? No, c'ho da fare la linea dei numeri di matematica. Uffi, non c'ho voglia e poi sono stanchissima. Lo sapete che vi dico? Ascolto un po' la nostra canzone Avventure in famiglia. Se non l'avete fatto, andatela ad ascoltare anche voi. Siamo padre e figlia, insieme a noi avventure in famiglia. 1, 2, 3, wow. Noi siamo Salvo e Giorgia, wow. Divido sempre una pioggia. Ok, però ora è meglio se rinizio a studiare, se no il babbo non me lo comprerà mai il regalo. Lo voglio tanto perché tutti i giocattoli che ho sono vecchi e tutti rimpolverati. 1, 2, 3. 1 hour later. 15 e 16. Ah, finalmente ho finito di fare i compiti, ci ho messo un sacco, soprattutto quelli di matematica che proprio sono negata. Babbo, ho finito di fare i compiti. Che bello, il babbo mi porta al negozio di giocattoli. Ragazzi, lasciate un bel like e continuate a seguirci per vedere che regalo comprerò. Babbo. Sì? Oh, Giorgia, dimmi. Ho fatto tutti i compiti come te mi hai detto: inglese, matematica, scienze, italiano, tutto. Oh, bravissima! E dimmi, che devi fare adesso? Tu che devi fare? Mi devi portare a comprare il regalo nuovo. Ah, ok, fammi vedere. Giorgia, però in realtà si è fatto un po' tardi, fuori è quasi buio, te ancora non ti sei fatto il bagno e tra un po' è anche ora di cena. Il bagno l'hai fatto o no? No. Vatti a fare il bagno, dai. Babbo, ma mi avevi fatto la promessa che mi portavi a comprare il regalo. Sì, ma io pensavo però che finissi in mezz'oretta a fare i compiti. Ci ha impiegato quasi 3 ore a fare questi compiti. Dai, ti ci porto domani a comprare il regalo. Non scappa mica via. Ora prendi e vai a fare il bagno, che tra un po' è quasi ora di cena, dai. Uffa, non è giusto. Prima il babbo mi fa le promesse che mi porta a comprare un giocattolo nuovo e poi non le mantiene perché mi dice sempre di fare cose in più. Mi ha fatto anche fare tutti i compiti di corsa. Per me questa è una scusa per farmi fare tutto quello che c'è da fare in casa. Uffi. Vabbè, lo sapete che vi dico? La doccia me la faccio comunque, se no poi si arrabbia ancora di più e il giocattolo nemmeno
domani me lo compra. E comunque le promesse vanno mantenute. Ah, ok, tutto pronto e adesso apro l'acqua, perché a me mi piace fare la doccia calda 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 per far uscire tutto il vapore. Infatti tutte le volte faccio diventare la doccia una sauna. Ah, è fredda. Ok, è passato un minuto. Adesso l'acqua dovrebbe essere a bollore. Ah, è ghiacciata! Ma come può essere? Mamma! Mamma, 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 mamma! Giorgia, che c'è? Che urli tanto? Che urlo così tanto? È che il babbo mi ha detto di fare la doccia. Io la sto per fare, solamente che l'acqua ho aspettato un minuto, anzi più di un minuto, ed è ancora ghiacciata. Come mai, mamma? Che ne so io, Giorgio. Aspetta che provo qui in cucina, aspetta. È ancora fredda, Te l'ho detto, mamma. Qui mi sa che c'è qualche problemino, forse con la caldaia. Salvo! Salvo! Che c'è? Che è successo? L'acqua non arriva calda, Salvo, è ancora fredda. Giorgia provava a fare la doccia e gli è arrivata fredda. Ho provato anche in cucina, ma calda non arriva proprio. Io che ci devo fare? Non sono mica un caldaista, che devo fare io? Scusa, vai a vedere su dove c'è la caldaia e cerca di risolvere il problema. Ok, vado io. È che io non ci capisco una mazza, però ci provo. Ah, Giorgia, vieni con me, così mi dai una mano e se ti chiedi di aprire l'acqua mi aiuti. Ok, babbo. Vai, grazie. Ok, ce l'ho fatta. Aiuto. Babbo. Ragazzi, io lo vedo molto pericoloso. Sì, anche perché io non so usare nulla. Si vede. Si vede, mamma. Allora, siccome su, come vedete, è molto molto buio, allora userò la torcia del cellulare. Anzi, fatemela mettere almeno così. Perfetto. Giorgio, te ferma qua giù, così se ti chiedo di aprire l'acqua per vedere se arriva calda, ci vai te, così non faccio su giù io dalle scale. Va bene? Va bene. Ok. Ok. Allora, questa è la caldaia. Oh, e questa è la soffitta, che io non ci vengo mai perché non mi piace. Qui c'è della roba che è rimasta a Giorgia dall'ultima volta e che ha giocato a nascondino qua sopra. Ok, aspetta, è difficilissimo. Oh, ok. Oh. Mamma Cinzia ha detto che acqua calda non ne arriva, quindi questa è la caldaia. Qua ci sono i tubi, però non vedo nessuna lampadina accesa. E ora che faccio io? Non so neanche dove mettere le mani. Si apre? No, non si apre. Che faccio adesso? Poi è anche tutto buio qua giù. Ragazzi, mi sa che devo chiamare un idraulico. Il problema è che oggi è anche festa, quindi non mi risponderà nessuno. Devo risolvere questo problema dell'acqua calda, perché sennò nessuno di noi può fare il bagno per domani, soprattutto Giorgia che deve andare anche a scuola. Quindi, che faccio? Aiuto! Il babbo è in soffitta. Il babbo è in soffitta. Ragazzi, mi è venuta una super idea. Non so come si fa. Così è dura. Su. Ok, il babbo l'ho chiuso in soffitta. Adesso vi spiego il mio piano. Il babbo l'ho chiuso su. Poi dico alla mamma che il babbo è andato a comprare un pezzo nuovo per la caldaia. Così io e mamma andiamo a comprare un giocattolo nuovo. Sono proprio un genio, questa idea è la migliore di tutte. Se siete d'accordo con me, lasciate un bel pollicione e iscrivetevi al canale. Qui c'è della perdita di acqua, quindi non vorrei che si sia rotto qualche tubo. Mi sa di sì invece. Non so veramente che cosa fare. Prima che faccio qualche altro casino o rompo qualcos'altro, direi che forse è meglio provare a chiamare a qualcuno che ne capisca. Magari per telefono mi sanno dire che problema ha questa caldaia. Meglio che scenda, vai. Ma io l'avevo lasciata aperta. No, aiuto! Chi ha chiuso qui? Ma come ha fatto a chiudersi? Ragazzi, se non sbaglio, quando sono salito le scale erano aperte, la botola era aperta. Perché adesso è chiusa? E ora come faccio a scendere? Ehi, c'è qualcuno qua giù? Mamma mia, come faccio? Giorgia, Cinzia, mi sentite?
Ragazzi, come faccio ora io a scendere? Qui non so cosa fare. Mi sentite? C'è qualcuno qua giù? Giorgia, che fine hai fatto? Giorgia, mi senti? Ragazzi, sono rimasto intrappolato in soffitta! Come faccio adesso? È tutto buio. No, che schifo, è tutto impolverato. E ora che faccio? Aiutatemi! Aspetta, forse se mi metto qua giù. Qui è una presa d'aria dall'esterno. Mi sentite? Giorgia? Mamma Cinzia, mi sentite? Aiuto, sono qui in soffitta, mi sentite? Oh, ma come può essere? Io sono sicuro di averla lasciata aperta. Oh, e ora che faccio? Mamma, amore. Mamma, allora, il babbo è andato a comprare un pezzo nuovo per la caldaia perché ormai era completamente distrutto. E ha detto che noi due possiamo andare a comprare il regalo nuovo. Ah, ok, allora però amore, vatti a cambiare, così usciamo subito, dai. Ok, mamma. Ciao. Ok, mi vado a vestire. Ragazzi, Giorgia non mi sente, mamma Cinzia non mi sente, quindi devo trovare qualche altra soluzione per uscire dalla soffitta, perché le scale si aprono dall'esterno, cioè dalla parte della stanza, quindi dall'interno non si possono aprire, quindi io spero ora che qui dentro possa trovare una via di uscita, se no rimango qui se non mi sente nessuno. Vediamo, allora laggiù vedo una porta un po' piccola, ma vediamo, ok, allora... Oh, che schifo, ragazzi! Ma qui ci sono delle cacche di topo! Che schifo! Oh, dappertutto! Vediamo allora dove porta questa... No! Vabbè, ma qui è tutto chiuso, non c'è una via di uscita! No, ma come faccio adesso io? Ragazzi, non riesco neanche a camminare, è strettissimo qua. E poi devo stare attento perché come avete visto ci sono le cacche di topo e queste portano tante malattie. Come faccio? Aiuto! Mi sentite qualcuno? Ragazzi, mamma Cinzia e Giorgia non mi sentono. È l'unica cosa che ho da fare è aspettare. Prima o poi si accorgeranno che io non mi faccio vivo. Allora, questa qui è della roba di Giorgia di quando l'ultima volta si era nascosta in soffitta. Allora, vediamo cosa c'è qui dentro. Ovvio, non c'è niente. Né acqua, né mangiare. Però per fortuna c'è una coperta, così la posso stendere e sederci sopra. Ma così non mi sporco. Giorgia, dai, ti sbrighi? Eccomi, sono pronta. Dai, veloce, che tardi. Ragazzi, noi stiamo andando a comprare il regalo, solamente che... Mami? Che c'è? Mentre ti potresti fermare all'autogrill che mi scappa la pipì. Ah, va bene, Giorgia. Ah, grazie, perché mi sono scappato tanto. Giorgia, mamma Cinzia, Cinzia, sono in soffitta, mi aiutate? Sono rimasto bloccato in soffitta a causa di questa caldaia. Giorgia, ora basta però, andiamo a comprare sto regalo e risaliamo in macchina, su, dai. Ah, ragazzi, non so quante ore sono passate, però io sto morendo di freddo e guardate, fuori è anche buio, non so se vedete, sicuramente saranno passate almeno 5-6 ore. Oh, spero che prima o poi qualcuno mi venga a prendere. Nel frattempo cerco di illuminarmi con il cellulare, che c'è un buio qui incredibile. Giorgia, dammi fare una telefonata a babbo, perché non mi ha mandato neanche un messaggino, quindi non si sa che fine ha fatto. Io sono curiosa di sapere se ha trovato questo pezzo. Non prende. Ora inizio a preoccuparmi però. Ci credo, mamma, che non prende. Sarà su a lavorare in soffitta e lì sopra non prende, ovvio. Sai che forse c'hai ragione, Giorgia? Vabbè, dai, entriamo in negozio. Giorgia, andiamo, mi raccomando però, fai una cosa veloce, non prendere roba che costa qualche miliardo, va bene? Va bene. Perché è tardi e bisogna andare a cena, va bene? Ragazzi, speriamo che la mamma non scopri che ho chiuso il babbo in soffitta, se no sono guai. Mamma, ho scelto questo. Che praticamente, questa è la macchina del caffè, deve essere super bella perché guardate, qua sopra ci sono i chicchini che si muovono. Poi c'è la frutta, il tostapane, il frullatore e
Vieni qua, non so, delle cosine tipo del caffè. Boh, non lo so, ma comunque mami voglio questo. Oh Giorgia, finalmente era l'ora, però ora andiamo a pagare e andiamo via perché si è fatto tardissimo. Andiamo. Giorgia, ma si è fatto tardissimo e il babbo non ha telefonato, non si è fatto sentire, ma io sono preoccupata. Riproviamo a telefonare, che dici? Va bene. Niente, staccato, non gli prende. Giorgia, ma sarà successo qualcosa? Ma mamma, c'avrà il telefono scarico. E a te che ne sai, a casa succede di tutto e... C'avrà il cellulare scarico, non ti preoccupare. Speriamo bene, ragazzi. Sì, senti Giorgia, ci avrà anche il cellulare scarico, però è buio, non si è fatto sentire. Andiamo alla macchina, via. Finalmente a casa, si è fatto anche freddo. Salvo, sei su? Ma dov'è? Ragazzi, mi sa che questa volta l'ho combinata molto grossa. Salvo, sei su? Salvo? Ragazzi, ho sentito la voce di Salvo. Salvo, sei qui? Sì, sono qui, in soffitta. Come in soffitta, Salvo? Ma come può essere? Apro subito, dammi un secondo. Salvo, eccomi! Ci sono quasi, Salvo, scendi, t'ho aperto, dai! Mentre eri su. No, io non l'ho chiuso il portello, io stavo controllando la caldaia per vedere se funzionava. E a un certo punto, quando mi sono girato perché mi ero stufato di stare su perché non ho concluso nulla, la botola era chiusa. Quindi mi stai dicendo che non sei mai uscito di lì e non hai comprato nessun pezzo di ricambio? No, sono stato chiuso tutto il tempo su, non sono andato da nessuna parte, ho provato a chiamarti e mai il cellulare non prendeva lassù, quindi fino adesso sono rimasto su e non ho risolto nulla. Ora però voglio capire chi è che ha chiuso la botola, perché da solo non si chiude. Qualcuno avrà chiuso questa botola? Io non sono stata, anche perché ero giù. Ecco, se tu non sei stata, accanto a me quando sono salito, chi c'era? C'era Giorgia. C'era Giorgia? Non è che è stata lei? E perché l'avrebbe fatto? Giorgia! 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 Giorgia, dove sei? Mi sa che ho scoperto cosa ho combinato. Giorgia, dove sei? Giorgia! No, io non ci sono, mi aspetto. Giorgia, sei qui? Ecco, ti ho trovata. Se tu può, mi hai chiuso te in soffitta? No babbo, io non sono stata, non ne so nulla. Giorgia, lo so che sei stata te, perché la mamma era giù, non sapeva nulla di questa cosa. E tu eri vicino a me, dove, quando, a un certo punto io mi sono trovato chiuso sopra e tu sei sparita. Quindi sei stata tu, e soprattutto, perché l'hai fatto? Va bene babbo, confesso, sono stata io. L'ho fatto perché mi avevi promesso del regalo e quindi io ti ho chiuso su e ho detto alla mamma che eri andata a comprare dei pezzi di ricambio. Comunque babbo, è tutta colpa sua perché te mi avevi promesso del regalo. Ora vedrai, tu mi hai chiuso sopra 5-6 ore ed è anche colpa mia. Giorgia, mi hai stufato, questo comportamento mi sta dando veramente noia. Questo è il regalo che ti ha comprato la mamma? Sì. Perfetto, questo lo prendo io. Togli le mani. Togli le mani, Giorgia, questo lo sequestriamo, non te lo do. E per una settimana tu farai solamente scuola, compiti, scuola e compiti. Ci siamo capiti? Non andrai dagli amici, non andrai fuori a giocare e non mi chiedo nulla perché non ti compro più niente. Ti sei comportata veramente male. Ma lo sai che potevo morire di freddo sopra? No Giorgia, non mi fai pena, perché tu fai prima le cose e poi ti metti a piangere. No, non mi fai tenerezza, ok? Basta, mi hai stufato. Anzi, siccome sono molto arrabbiato, ora salutiamo i nostri amici che con te ancora dobbiamo finire di fare i conti, ok? Sì, invece sì, perché mi hai fatto arrabbiare. A questo punto, prima di chiudere, vuoi dire qualcosa ai nostri amici? Ragazzi, non chiudete mai le persone da qualche parte, sia in camera, sia in bagno, e soprattutto non le chiudete mai nella soffitta, perché potrebbe essere molto pericoloso. Quindi non fate mai quello che ho fatto io. Brava, perché in tanti ti guardano e queste cose non si fanno. Allora ragazzi, se questo video vi è piaciuto, lasciateci tanti like, attivate la campanella degli aggiornamenti e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale. E io, molto arrabbiato, e Giorgia, che per una settimana rimarrà in camera, vi salutiamo con un grande wow! Ora Giorgia, secondo me è tardi, ti spogli, ti metti in pigiama e neanche la cena ti do. Basta!